Ho qualcuno al telefono che ci avverte che stiamo per subire una rapina. Mi ascolti. Le dico tutto se mi riceve subito. Però voglio sapere se è disposta a pagare. Io sono il direttore della banca. Voleva parlare con me, vero? La teoria più semplice è che sia stato ucciso da coloro che volevano fare il colpo che lui aveva annunciato, ma in fondo non le aveva ancora detto molto. No, ma aveva già parlato di una rapina. E qui cosa c'è? L'impianto per l'aerazione. E i passaggi fin dove arrivano? Dovrei rivedere il progetto, ma da lì non passa nessuno. Ci ha messo a disposizione la casa perché è molto grande e lui è solo. Potremmo interrogare qualche collega, qui c'è qualcosa. Ha lavorato parecchio con questa impresa. La discoteca mi interessa, come si chiama? Rock Shop. Io sono Gerke, il proprietario. Si occupa di gastronomia? Sono un dilettante, è la prima volta che lo faccio. E prima che cosa faceva? Ora la farò ridere. Il professore di matematica. Quello che hanno ucciso stamattina è un certo Eberhard Witte. Deve essere stato spesso in questo locale. Non credo, Witte? Witte, sì. Ecco la sua foto. Vorrei sapere se per caso lo conosce. Forse è più facile che lo conosca qualche nostra ragazza. Fanno le prove in casa sua. Ah, siete andati molto avanti. Certo, noi siamo bravi, sa? Il fatto è che siccome nessuno poteva soffrirlo, non aveva amici fra quelli che lavoravano con lui. Ce n'era uno col quale andava d'accordo. Ma la loro amicizia aveva qualcosa di misterioso. Già, come se quello fosse soggetto a Witte per qualche ragione. Krumbach Edward. Le presento mio fratello Victor. Ah, piacere. Buongiorno. Portaci una bottiglia di vermouth, per favore. Sì. Questa qui è una fotocopia del progetto originale. E l'originale era in un certo armadio. Appunto. Che si trova? In un corridoio del mio ufficio. Chiuso a chiave? Sì, ma è roba senza valore. Mia moglie e mio fratello dicono che è stata un'imprudenza, ma non hanno saputo dirmi perché avrebbero dovuto rubare il progetto. Comunque non c'è più, e questo dimostra che qualcuno l'ha rubato. Sì, può darsi che lo conosca e può essere che non lo conosca, come tanta gente qua dentro. Se dovessi ricordarmi di ogni faccia che vedo, a quest'ora sarei pazza. Deluso? No, no, ci sono abituato. Sa qual è il segreto del successo di qualunque poliziotto? Il caso, forse? No, la pazienza. Buonanotte. Quando l'ha visto per l'ultima volta? Non ricordo con precisione. 2-3 settimane fa. Mi disse, anzi, che aveva trovato forse un nuovo lavoro. Nuovo? Che genere di lavoro? Questo non l'ha detto. Strano, eravate tanto amici. Non si parla di lavoro nero. Ah, ancora mezzo metro e siamo al passaggio dell'aria. Più o meno questo deve essere il livello. Sei sicuro? Certo. Sono pronto a scommettere tutta la mia parte del colpo. I conti li faccio ancora molto bene. Forse perché la memoria non l'ho mai perduta, come faccio a credere. Niente. Stai in mezzo alla strada e aspetta. Un momento. Viene qualcuno. No, è la porta del garage che si apre. La macchina viene fuori. Krumbach le corre incontro e parla con la persona che è al volante. Quello è Victor Fight. Come? Il fratello del direttore della banca. Non fare quella faccia. Quello non era amico di nessuno. Su, bevi. Ecco, si sente tutto. Siamo praticamente giunti alla meta. Volevo parlare un momento di Victor, suo fratello. Sì, ma la prego, si accomodi. Grazie. Che cosa fa? Cioè, dove lavora? E come mai le interessa mio fratello? L'imbarazza la mia domanda? No, affatto. Forse mi sorprende, perché è disoccupato attualmente. È chiaro che il lavoro in banca non gli piaceva. Potrebbe aver preso quel progetto? Certo. Questa sua domanda è una conseguenza delle sue indagini? Sembra niente meno che ci fosse un legame tra suo fratello e Witte. L'uomo ucciso davanti alla banca? Già. Deve essere una coincidenza. Mi nasconde qualcosa per caso? Ha fatto qualcosa? Non ci vedo ancora chiaro. Prenda la mia valigia, prego.
Mollare. Ancora un po'. Tirare su. Witte aveva probabilmente una relazione intima con Simke, ma quando Victor Veit si è presentato, Witte è stato messo da parte. Forza, me lo confermi. Quindi Witte era alla disperazione. E ora senta cos'è accaduto il mattino in cui l'hanno ucciso. Simke provava, come sempre, con le compagne nella sua abitazione. Witte, disperato, le dice che se non pianta Victor Veit, chiama la banca e racconta tutto. Simke non ci crede. Allora Witte corre al primo telefono e chiama la banca. A questo punto anche Simke fa una telefonata e dice che Witte è pronto a denunciarli. Mi sta seguendo? Dopo la telefonata, Witte torna a casa da Simke. Ora puoi scegliere. Alle 11 in punto sarò in banca. Puoi fare quello che vuoi, la cosa non mi riguarda. Allora Witte parte. E la ragazza ne informa subito l'assassino, che si chiama Victor Veit. Via! Perché non le fanno più basse queste casseforti? Giù la corda! Tirate! Su! Ah, ha legato la griglia. Provi un po' a tirare. Perché lei lo affronta in questo modo? Perché è così infuriato? Ha sparato a Witte dalla sua macchina in corsa? Cosa? Veniamo subito. Hanno svaleggiato la banca, fino all'ultimo centesimo. Se lo spiega lei come sono entrati qua dentro? Dalla porta no, davvero, posso escluderlo. Però... Harry, una sedia. Sente qualcosa? Shh, zitti un momento. Hanno sentito per caso qualche rumore che proveniva da qui? Non so, non credo. Bene, adesso ne ho abbastanza. A costo di smontargli il locale pezzo per pezzo. Signor Derrick? Sono qua. Beve qualcosa con me? Beve già a quest'ora? Champagne. Festeggia qualcosa di importante? Sì, piuttosto. E non mi direbbe che cosa festeggia, così tutto solo? Certo. Ho appena risolto un problema di matematica, molto complesso, e ne sono felice. Lei invece è il ritratto della tristezza. Non è soddisfatto? In banca stanotte hanno fatto un colpo. Stanotte? Mm-hmm. In modo assolutamente inspiegabile. Com'è possibile inventare ancora qualcosa in un campo così sfruttato? Una somma ingente? Non lo so e non mi interessa. Il mio reparto è un altro. Secondo lei, potrebbe trattarsi di un fatto di cronaca, come ce ne sono tanti nella vita di un uomo, oppure di una brillante dimostrazione di genio, fantasia e di perfezione? Sì, direi questo piuttosto. Ecco. Le farò smontare il locale pezzo per pezzo. Le farò perquisire ogni sotterraneo. Farò battere ogni parete, centimetro per centimetro. Deve sapere che qualcuno voleva farmi dichiarare ufficialmente pazzo. Davvero?
Non capisco perché. Già. Però adesso ho dimostrato a tutti che la logica non mi manca. D'ora in poi nessuno avrà più il coraggio di farmi passare per pazzo, non crede? E l'omicidio non faceva parte del mio piano. Ecco l'assassino. Victor Veit. Harry. Sì? Ti senti bene? Sì, ma da dove parla? Ho qui l'assassino. Non è un bel colpo?